Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sustiva Bristol Myers Squibb SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Sustiva? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Sustiva durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è Sustiva? Sustiva è un farmaco a base del principio attivo efavirenz, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico non nucleosidi inibitori della transcriptasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Bristol Myers Squibb SRL. Sustiva può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Sustiva 200 mg flacone 90 capsule rigide Sustiva 50 mg flacone 30 capsule rigide informazioni commerciali sulla prescrizione titolare Bristol Myers Squibb Pharma e il concessionario Bristol Myers Squibb SRL ricetta RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe H principio attivo Efavirenz gruppo terapeutico. Antiretrovirali forma farmaceutica. Capsula indicazioni Sustiva è indicato in associazione nel trattamento antivirale di adulti, adolescenti e bambini, dai 3 mesi di età o più e con peso corporeo di almeno 3,5 kg, infetti dal virus, 1 dell'immunodeficienza umana, IV, 1. Sustiva non è stato sufficientemente studiato nei pazienti con AIDS avanzato, cioè nei pazienti con conta dei CD4 inferiore a 50 cellule barra millimetri 3 o in cui il trattamento con inibitori della proteasi, PA, si sia concluso senza successo. Sebbene non siano stati riportati casi di resistenza crociata di Efavirenz con PA, i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per valutare l'efficacia di terapie d'associazione basate sull'uso di PA, usate dopo l'insuccesso di una terapia con Sustiva. Per un sunto di informazioni cliniche e farmacodinamiche vedere paragrafo 5, 1. Posologia La terapia deve essere iniziata da un medico che abbia esperienza nella gestione delle infezioni da HIV. Posologia Efavirenz deve essere somministrato in associazione con altri medicinali antiretrovirali, vedere paragrafo 4, 5. Per migliorare la tollerabilità di reazioni avverse a carico del sistema nervoso, si raccomanda la somministrazione del medicinale al momento di coricarsi, vedere paragrafo 4, 8. Adulti la dose raccomandata di Efavirenz in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa, MRT, con o senza un PA, vedere paragrafo 4, 5, è di 600 mg, da assumere per via orale una volta al giorno. Aggiustamento posologico, se Efavirenz è somministrato con voriconazolo, la dose di mantenimento di voriconazolo deve essere incrementata a 400 mg ogni 12 ore e la dose di Efavirenz deve essere diminuita del 50%, cioè a 300 mg una volta al giorno. Quando il trattamento con voriconazolo viene interrotto, deve essere ripristinata la dose iniziale di Efavirenz, vedere paragrafo 4, 5. Se Efavirenz è somministrato con rifampicina a pazienti di peso uguale o superiore a 50 kg, si può considerare un incremento della dose di Efavirenz a 800 mg/die, vedere paragrafo 4, 5. Bambini e adolescenti, dai 3 mesi ai 17 anni, nella tabella 1 sono riportate le dosi raccomandate di Efavirenz in associazione con un PA barra o con gli NRT, per i pazienti di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni. Le capsule rigide intatte di Efavirenz devono essere somministrate ai bambini solo quando si abbia la certezza che siano in grado di deglutire capsule rigide. Tabella 1. Dosi pediatriche da somministrare una volta al giorno a peso corporeo chilogrammi Efavirenz dose, mg, numero di capsule o compresse dose da somministrare da 3,5 a popolazioni speciali con promissione renale Le proprietà farmacocinetiche di Efavirenz non sono state studiate in pazienti affetti da insufficienza renale. Tuttavia meno dell'1% di ogni dose di Efavirenz viene escreto inalterato nell'urina, per questo l'impatto dell'insufficienza renale sull'eliminazione di Efavirenz è probabilmente minimo, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione epatica I pazienti affetti da malattie epatiche lievi o moderate possono essere trattati con la loro dose di Efavirenz normalmente raccomandata.
i pazienti devono essere attentamente seguiti per controllare l'insorgere di reazioni avverse correlate al dosaggio, e specialmente sintomi a carico del sistema nervoso, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Efavirenz nei bambini di età inferiore ai 3 mesi o che pesano meno di 3,5 kg non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: si raccomanda di assumere Efavirenz a stomaco vuoto. Le elevate concentrazioni di Efavirenz osservate dopo la somministrazione di Efavirenz con il cibo possono portare ad un aumento nella frequenza di reazioni avverse, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Pazienti che non sono in grado di deglutire capsule dispersibili. Per pazienti di almeno 3 mesi di età e che pesano almeno 3,5 kg che non sono in grado di deglutire le capsule, il contenuto della capsula può essere somministrato con una piccola quantità di cibo usando il metodo di somministrazione delle capsule dispersibili, vedere paragrafo 6, 6 per le istruzioni. Nelle due ore successive alla somministrazione di Efavirenz non deve essere consumato altro cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti affetti da grave compromissione epatica, classe C di Kild-Pugh, vedere paragrafo 5, 2. La cosomministrazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridilo, gli alcaloidi della segale cornuta, per esempio l'ergotamina, la didroergotamina, l'ergonovina e la metilergonovina, poiché la competizione per il CYP3A4 da parte di Efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a reazioni avverse gravi e barra o fatali, per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria, vedere paragrafo 4, 5. Le preparazioni erboristiche contenenti l'erba di S. Giovanni, Ipericum perforatum, a causa del rischio di diminuzione delle concentrazioni plasmatiche e di diminuzione dell'effetto clinico di Efavirenz, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Efavirenz non deve essere utilizzato quale unico agente nella terapia dell'IV, né aggiunto come unico agente a un trattamento che si dimostra inefficace. Quando Efavirenz viene somministrato in monoterapia, il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: Efavirenz è un induttore in vivo di CYP3A4, CYP2B6 e UGT1A1. Altri composti, substrati di questi enzimi, possono avere concentrazioni plasmatiche diminuite quando somministrati in associazione con Efavirenz. In vitro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Sustiva insieme ad altri farmaci come Activelle, Compressa, Activelle, Compresse rivestite, Aglae, Alli, Altiazem, Angelic, Angipzem, Arianna, Atovaquone e Proguanile Milan Generics, Atovaquone Glenmark, Azalia, Beacita, Capsula, Bellaverene, Benilexa, Briladona, Briliquid, Compressa rivestita, Brileve, Compresse rivestite, Calindir, Cemisiana, Cerazette, Cristelle, Clopixol, compressa rivestita, Clopixol, gocce, Clopixol, soluzione, uso interno, Clopixol, soluzione, uso interno, Combiseven, Dailette, Depo-Provera, Desogestrel Zentiva, Devicius, Dienogest Aristo, Dienogest Sandoz, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilfene, Dronedarone Aristo, Drospil, Drosure, Drosurelle, Effimia, Effipred, Egogin, Endovien, Endovelle, Epclusa, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Escapelle, Estinette, Etinilestradiolo più Drospirenone Doc, Etinilestradiolo più Drospirenone Docgen, Etinilestradiolo più Drospirenone Doc generici, Evra, Farlutal, Compressa, Fedra, Femiti, Filena, Gestodiol, Gestrotex, Ginoden, Gracial, Armonet, Imbruvica, Intelence, Yadiza, Yeides, Kestrelle, Kilmer, Kipling, Kirkos, Clyra, Kilena, Lasca, Lerna, Lestronette, Liladros, Loette, Lusil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Malarone, Compresse rivestite, Maviret, Migace, Migestil, Migexia, Mercilon, Microginon, Midiana, Milvane, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Mirzam, Multac, Miciclamen, Midafodil, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Miviolet, Compresse rivestite, Mivi, Nacrez, Naemis, Naomi, Nexplanon, Nomegestrol Farmitalia, Norlevo,
Novadien, compresse rivestite, novinette, novaring, ornibel, paudien, perlic, planum, practil, primolut nor, provera g, provera, quentiax, compressa rilascio prolungato, compressa rivestita, quentiax, compressa rivestita, quetamed, quetiapina accord, compressa rilascio modificato, quetiapina accord, compressa rivestita, compresse rivestite, quetiapina acl, quetiapina alter, quetiapina aurobindo, quetiapina doc generici, quetiapina doc, quetiapina eg, quetiapina eurogenerici, quetiapina Milan generics, quetiapina Milan, quetiapina Pensa, quetiapina Sandoz BV, quetiapina Sandoz GmbH, quetiapina Sandoz, quetiapina Teva Italia, quetiapina Teva, quetiapina Zentiva, Rizzolsta, Rubidelle, Rubira, Sesonique, Securgin, Serisima, Seroquel, compressa rilascio modificato, Seroquel, compressa rivestita, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Silodosina Aristo, Silodosina Aurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina, Crca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Teva, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Sirturo, Slinda, Tarceva, Tildiem, Triminulet, Urorec, Capsula, Visanne, Vosevi, Votrient, Velvone, Cosenical, Cosetamed, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Ivet, Zafrilla, Zepatier, Zoeli, Zonegran, Capsula, Zonisamide Doc Generici, Zonisamide Milan, Zonisamide Sandoz, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Sustiva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Sustiva durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile vedere sotto al paragrafo 5, 3. Efavirenz non deve essere usato durante la gravidanza a meno che la condizione clinica del paziente non richieda questo trattamento. Donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Efavirenz può dar luogo a capogiri, ridotta capacità di concentrazione / o sonnolenza, per cui si deve proibire ai pazienti di svolgere attività potenzialmente pericolose come guidare veicoli e azionare macchine se avvertono questi disturbi. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Efavirenz è stato studiato su oltre 9.000 pazienti. In un sottogruppo di 1.008 pazienti adulti trattati con 600 mg al giorno di Efavirenz in associazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Alcuni pazienti che hanno ingerito accidentalmente 600 mg di Efavirenz due volte al giorno hanno riportato un aumento dei sintomi a carico del sistema nervoso. Un paziente ha riportato contrazioni muscolari involontarie. Il trattamento del sovradosaggio di Efavirenz consiste in provvedimenti di supporto generali, tra cui il monitoraggio delle manifestazioni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. Si può somministrare carbone attivo per promuovere l'eliminazione dell'Efavirenz non assorbito. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di Efavirenz. Poiché Efavirenz è altamente legato alle proteine, è assai improbabile che la dialisi riesca a eliminare quantità significative di medicinale dal sangue. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antivirale per uso sistemico, inibitori non nucleosidi della transcriptasi inversa. Codice ATC. Ilunga 05AG03. Meccanismo di azione. Efavirenz è un RT dell'IV. 1. Efavirenz è un inibitore non competitivo della transcriptasi, proprietà farmacocinetiche assorbimento concentrazioni massime di Efavirenz nel plasma, con valori di 1,6, 9,1 im, sono state raggiunte entro 5 ore dalla somministrazione a volontari non infetti di dosi uniche per dati preclinici di sicurezza nei test convenzionali di genotossicità. Efavirenz si è dimostrato non mutagenico e non clastogenico. Efavirenz ha causato riassorbimento fetale nei ratti. Si sono osservate malformazioni in 3 dei 20 feti / neonati, elenco degli eccipienti su Stiva 50 mg capsule rigide contenuto della capsula. Sodio lauril solfato, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido sodioglicolato involucro della capsula. Gelatina, sodio lauril solfato, ossido di ferro giallo, e 172, biossido di titanio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.